Abbiamo tolto la parola a Maroni per darla a Giorgetti. Non vorremmo creare, caro Giorgetti, dei dissidi all'interno della Lega. Ma ho diritto perché gioco fuori casa qui, quindi non sono in studio, ho diritto io. Ecco, iniziamo subito a chiarire questa cosa. C'è una fraterna amicizia fra lei e Maroni, Giorgetti? Beh, anche sì. In queste ore difficili. Sempre stato. Non ho capito la domanda. C'è una fraterna amicizia fra lei e Maroni, una solidarietà politica in queste ore difficili? Diciamo, togliamo fraterna, lasciamo amicizia, perché in politica non c'è mai la fraternità, come dimostrano gli accadimenti di queste ore. Allora, io per Giorgetti ho invece proprio una domanda diretta su domani. Allora, domani ci sarà la salita al Quirinale, verosimilmente alle 19, alle 18 andrà la Lega, alle 19 il Movimento 5 Stelle. Alle 20, verosimilmente, il Capo dello Stato darà l'incarico a Conte. Le chiedo, incarico legittimo, dovrà trovarsi una maggioranza in Parlamento e quant'altro. L'idea di chiamare la piazza rimane sempre valida, Giorgetti? Di andare in piazza? No, ma noi, Salvini non ha mai detto di chiamare la piazza. Certamente se uno va in piazza sente cosa pensa la gente, e non mi sembra che la gente sia molto d'accordo con l'esito di questo accordo di palazzo. Dopodiché noi non invocheremo la piazza, aspetteremo con pazienza tutte le occasioni elettorali in cui il popolo potrà pronunciarsi, e siamo convinti che dalle elezioni regionali in avanti il popolo sommergerà questo governo sotto una valanga di voti a favore della Lega di un'altra alternativa. Lei pensa Palco che ha detto questa è la morte del Movimento 5 Stelle e del PD, questo è solo un investimento per la Lega? Ma certo, in termini di investimento di consenso è sicuro. Ho detto che muoiono PD e 5 Stelle perché secondo me nasce il governo Conte, che sarà molto governo Conte, e l'annullamento dell'identità del Movimento 5 Stelle nella sua dimensione genetica, diciamo così, e del PD, che onestamente mi sembra si è trasformato in un potere di nomenclatura senza radicamento popolare, il cui unico scopo è di stare al governo a qualsiasi costo, anche quando perde le elezioni come l'anno scorso. Giorgetti. E quindi senza Conte non sarebbe mai nato questo governo. Giorgetti, un'altra domanda. Lei ha accennato alle elezioni regionali come primo test. Se riusciste a conquistare una delle ex regioni rosse, poniamo l'Emilia-Romagna, ci sarebbero secondo voi delle ripercussioni necessarie sul governo? Cioè, se vincete l'Emilia-Romagna, considerereste uno sfiduciamento della maggioranza? Ma assolutamente no. Questo governo è già sfiduciato dagli elettori, dalle elezioni da un anno e mezzo a questa parte. Il problema per Salvini è che ha vinto troppo le elezioni europee e quindi gli fanno un governo esattamente contro perché ha vinto troppo. Quindi questo governo sopravvive perché ha una maggioranza di parlamentari che vuole continuare a stare in Parlamento. Quindi che noi vinciamo le elezioni in Emilia, in Umbria, in Veneto, e nelle Marche, dove volete voi, non cambierà assolutamente niente. Anzi, convincerà questo Parlamento a perpetuare a perpetuarsi per non andare a avere un confronto che lo metterebbe evidentemente sotto. Voglio andare sui suoi temi ancora molto rapidamente, quelli economici, perché Salvini qualche giorno fa ha detto: ho già pronta una manovra da 50 miliardi. Allora la domanda che le faccio è: ma ne avevate parlato con il ministro Tria di questa vostra manovra che Salvini dice di avere proprio già pronta? E immagino che lei abbia contribuito a scriverla. Allora, con il ministro Tria sa perfettamente, è un discorso che abbiamo fatto anche nella precedente legge di bilancio, di quella che era la proposta, diciamo così, non convenzionale, o meglio, di non preciso rispetto dei parametri che ci vengono in qualche modo proposti dall'Europa per promuovere la crescita e lo sviluppo. E quindi credo che Tria fosse consapevole soprattutto della necessità che Salvini ha ripetuto sempre di mantenere la promessa elettorale della flat tax. Dopodiché mi sembra di capire che in questo momento gli endorsement che arrivano da tutte le cancellerie europee su Conte saranno tali che la manovra economica sarà una manovra economica che andrà
nelle intenzioni dei desiderati di Bruxelles. Beh, l'endorsement forse è quello di Trump, però Giorgetti, una cosa che mi colpisce nella sua ricostruzione perfetta. Beh, se non vi siete accorti. Sì? Beh, non mi sembra solo di Trump, onestamente. Però è il vostro alleato. Beh, mi sembra che ha. Cioè, sì, no. Quindi uomo dei poteri forti, vuole dire. Che arrivano da tutte le cancellerie. Vuole dire che Conte è un uomo dei poteri forti. Non so se... No, dico che in questo momento Conte è funzionale a mettere in piedi un governo per fermare Salvini. Lo ribadisco. Senza la figura di Conte intonsa e immacolata, 5 Stelle e PD non sarebbero mai stati in grado di mettere in piedi un governo. E io penso che Conte in qualche modo la sua impronta al governo, anche sui nomi dei ministri, la metterà. L'ultima cosa, Giorgetti, lei dice grazie a Conte, ma in realtà grazie alla Lega, cioè i 5 Stelle sono rimasti leali fino all'ultimo, il governo è caduto perché voi avete tolto la fiducia, o no? E questo è che non funziona nel racconto. No, non credo... No, beh, questo è il racconto. A me sembra di poter dire che tra una settimana, quando tutto sarà finito, gli italiani capiranno esattamente come sono andate le cose e si daranno una spiegazione. Ma, cioè, come sono andate? Cosa ha fatto cadere il governo? Perché avete tolto la fiducia? Bah, io direi che dal momento in cui il Movimento 5 Stelle in Europa ha dato i voti decisivi per... perpetuare un modo di governare l'Europa, da quel momento mi sembra chiaro che il Movimento 5 Stelle si è messo in una linea un po' diversa rispetto a quella originaria per cui è nato e probabilmente per cui ha preso tanti voti l'anno scorso. Grazie.